pace e bene. Sono un mistero in me stesso. La splendida e misteriosa affermazione di Padre Pio, che si guarda nell'anima come noi ci guardiamo nello specchio, mentre noi possiamo subito riconoscere tutti i lineamenti e vedere quello che c'è sul nostro viso, sulla nostra persona, Padre Pio non riesce a vedere bene fino in fondo nel compito che Dio gli ha affidato, nella misura in cui sta corrispondendo ai desideri del Signore e in quella incolmabile sazietà di amore che lui vorrebbe sempre trovare in se stesso. Sì, è consumato dal desiderio di amare e ama immensamente il Signore, però a lui sembra che tutto questo non basti e quindi resta un mistero di fronte a se stesso. Alla luce della spiritualità di Padre Pio, continuiamo il commento alle parole del Padre nostro: sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. È la preghiera che ci ha insegnato Gesù, è la preghiera perfetta, che non lascia vuoti né nei diritti di Dio né nelle necessità dell'uomo e nei doveri dell'uomo verso Dio. Allora, pensando che l'uomo si trova già su una via sbagliata a partire dalla creazione, in cui ha ricevuto da Dio la destinazione eterna, il paradiso eterno, mentre viene collocato sul paradiso terrestre, e allora noi ci chiediamo: Dio ha dato tanto, ha dato tutto quello che poteva dare dentro le esigenze della natura umana ad Adamo e a Eva, i nostri progenitori. Non potevano lamentarsi, non mancava niente a loro, niente, né di bellezza, né di gusto, né di ricchezza, né di perfezione. Però, diremmo, avevano il tallone d'Achille scoperto, cioè Dio ha dato ad essi un dono eccezionale, unico fra tutte le creature della terra, la libertà. La libertà per cui l'uomo può dire sì o no, ma il Signore, che gli ha posto la condizione per il sì o per il no, gli ha detto chiaramente: nel sì tu vivrai, nel no tu morirai. Ed era bello stare lì, godere umanamente tutto quello che il Signore aveva creato proprio per la gioia dei nostri progenitori e di conseguenza come eredità per tutti noi. Dal momento del no, cosa succede? Adamo entra in una fase di paura, si spezza il rapporto di confidenza, di dialogo, direi perfino di amore con Dio. Adamo non sente più dentro di sé il trasporto dell'amore verso Dio, teme invece che il giudizio del Signore sia severo nei suoi confronti. E infatti lui ha capito ciò che Dio gli ha detto e ciò che Dio gli ha dato e ciò che Dio gli ha messo come condizione, come veto di fronte alla sua libera volontà. Infatti Adamo, dopo la disobbedienza, quando Dio fa sentire la sua voce, non dice: Signore, io non ho capito, non so cosa ho fatto. È consapevole di aver disobbedito e sa che ormai è incappato nella morte. Però Dio continua a chiamarlo e a cercarlo, e questo gli dà la forza di presentarsi a Dio e di ascoltare la voce di Dio. C'è il castigo, ma Dio semina nel cuore di Adamo una promessa meravigliosa:
la promessa della salvezza. Salvezza dal peccato, dalla soggezione al terribile tentatore che è il demonio, che è stato proprio l'autore della prima sconfitta, e poi di nuovo la possibilità di rientrare nella vita eterna, di vivere di nuovo. È bello per un attimo guardare Gesù, figura che deve contrastare, figlio di Dio che deve obbedire contro la figura ormai in ombra di Adamo che ha disobbedito. Gesù dice nel Getsemani: Padre, risparmiami questo calice se possibile, tuttavia sia fatta la tua volontà e non la mia, quello che vuoi tu, non quello che voglio io. Mi ricordo del Beato Egidio che chiese a Francesco: dimmi dove devo andare, qual è il convento dove io devo vivere. Francesco gli ha risposto: Egidio, per te qualunque convento, dove vuoi tu. Non è rimasto contento il Beato Egidio, si è allontanato per un po', ma subito dopo è tornato a dirgli: Francesco, io sono disposto ad andare in qualunque convento, però dove vuoi tu. Ecco, ha capito la perfezione nell'obbedienza, e questo chiede. E siamo arrivati a Francesco. Francesco d'Assisi, commentando questa espressione, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, stila un brano meraviglioso, direi famoso, con 9 gerundi, potenti passaggi dal desiderio alla realtà. Dice San Francesco: sia fatta affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te, con tutta l'anima, sempre desiderando te, con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore, e con tutte le nostre forze spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro, e affinché amiamo il nostro prossimo come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e compatendoli nei mali e non recando offesa a nessuno. Così Francesco interpreta il modo giusto di compiere la volontà di Dio. E noi prendiamo dalle parole di Paolo che scrive agli Efesini il quadro ancora più completo di ciò che non eravamo e di ciò che siamo. Dice: anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi un tempo, con i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi, ed eravamo per natura meritevoli di ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. Guardate che Paolo qui parla di una realtà presente, terrena, temporale, eppure lui lo mette in termini già di futuro realizzato, come se fossimo già entrati in paradiso. E continua: per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. E allora nessuno
si può vantare di questa salvezza perché il merito è della bontà di Dio, della misericordia di Dio. Eravamo, dice Paolo, esclusi dalla cittadinanza celeste, eravamo estranei ormai alla promessa, senza speranza e senza Dio, questo mondo che adesso invece è arrivato a Gesù. Gesù è la meraviglia, è il simbolo della perfezione dell'uomo che si redime dalla disobbedienza, del peccato, che comprende l'importanza dell'amore del Padre e corre e ci prega di andare dietro di Lui perché possiamo finalmente incontrare il Padre. Gesù non è il figlio il prodigo, anzi è il riscatto del figlio il prodigo. E quando il padre, che è lì in attesa, vede arrivare questo figlio che si era allontanato, apre le braccia e lo stringe a sé. Questo è il gesto che il Padre Celeste compie ogni volta che noi lasciamo il peccato, lasciamo la confusione del mondo e ci pieghiamo interamente, gioiosamente al suo volere. Siate in grado, dice Paolo ai cristiani di Efeso, di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, se è conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Questo accade quando noi facciamo la volontà di Dio. E allora insieme a Paolo diciamo il grazie al Signore, grazie a colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare e pensare, secondo la potenza che già opera in noi. Sia fatta. Dov'è perfetta luce? Dov'è l'eterno gaudio? Dov'è sublime amore? Nell'unità si canta, sia fatto il tuo volere. Nell'obbedir del Figlio, nel dono dello Spirito, la santità risplende del Padre che ci tiene nel mezzo del suo cuore. Non lo fermò di Adamo il disastroso fallo, non risparmiò suo figlio perché di nuovo l'uomo in lui trovasse il Padre. Mistero senza fine è conciliare il bene nel segno della giustizia, nel segno del perdono, nel segno dell'amore. Diciamo con Gesù, diciamo con Maria, cantiamo con i santi del giusto e sommo Dio, sia fatta la tua volontà. Pace e bene.